bambini che assumono latte dalla propria mamma hanno una minore presenza di infezioni, hanno un miglior sviluppo neurologico e hanno con minore frequenza alcune malattie nella loro infanzia o anche durante la loro vita, come per esempio il diabete tipo 2, come per esempio alcune malattie tumorali, tra cui la leucemia. Hanno meno frequentemente malattie allergiche ed hanno un migliore rapporto diciamo di tipo affettivo per il legame che si crea con la propria mamma. Esistono poi alcune categorie di bambini nei confronti dei quali il latte della propria mamma, o comunque il latte materno in generale, risulta particolarmente indicato e particolarmente vantaggioso, come sono i neonati pretermine. Questi bambini la protezione dalle infezioni risulta ancora di maggiore importanza, e si riduce molto una malattia dell'intestino che si chiama enterocolite necrotizzante e hanno meno facilmente e meno frequentemente delle complicanze a carico dell'occhio e dell'apparato respiratorio. Durante questa lunga vita che la mamma conduce per quanto riguarda l'allattamento, è possibile che la mamma debba assumere delle medicine. In linea generale è quasi mai necessario sospendere l'allattamento al seno durante la somministrazione dei farmaci. Di fatto soltanto pochissime medicine necessitano della sospensione dell'allattamento. Tra questi sono i farmaci antitumorali e alcune sostanze utilizzate nella radiodiagnostica, soprattutto le sostanze radioattive, che necessitano di un periodo di tempo durante il quale, limitato durante il quale, l'allattamento viene sospeso. Per gli altri farmaci, per ognuno va valutato caso per caso se l'allattamento può essere continuato, se l'allattamento si associa a rischi per il bambino e a quali rischi. Se si associa a rischi per il bambino, si informa la mamma quali effetti può vedere sul proprio bimbo, eventualmente si può sostituire il farmaco con uno più sicuro nella stessa categoria di farmaci per quella indicazione. Generalmente l'indicazione è sempre quella di continuare ad allattare intanto fino ad avere, diciamo, un'indicazione precisa, e poi generalmente i benefici di cui abbiamo parlato legati all'allattamento sono superiori rispetto ai teorici rischi. La stragrande maggioranza dei farmaci passa nel latte materno a una concentrazione inferiore all'1% della dose che la mamma assume. Esistono delle regole generali, per esempio, se il farmaco la mamma lo somministra per via intramuscolare endovenosa perché non può essere assorbito per bocca, ovviamente non potrà essere assorbito nemmeno dall'intestino del bambino. Ci sono dei farmaci poi che vengono somministrati direttamente ai bambini, quindi questi farmaci naturalmente possono essere compatibili con l'allattamento. Per ciascun farmaco comunque esistono delle caratteristiche ben precise che la persona, generalmente il medico, il pediatra che si occuperà del problema sollecitato dalla nutrice, dalla mamma che sta allattando, potrà valutare con attenzione, che sono la quantità del farmaco che passa nel latte, quanto farmaco rimane all'interno del ciclo sanguigno e per quanto tempo, se quindi ha la possibilità di accumularsi, la sua capacità di passare attraverso i lipidi, perché la mammella contiene molti grassi, e la sua capacità di non legarsi alle proteine che stanno nel sangue della mamma. Sono tutte componenti, sono tutte caratteristiche che fanno capire alla fine se quel farmaco passa e quanto ne passa all'interno del latte, in maniera tale da poter in qualche modo esprimere un giudizio. Esistono dei siti internet, dei programmi specificamente dedicati a questo tema, esistono dei libri specificamente dedicati a questo tema che per ogni farmaco non solo delineano le caratteristiche ma esprimono alla fine un giudizio. Per esempio, alcuni di questi il giudizio è espresso anche non soltanto in termini, diciamo, di una frase compatibile, poco compatibile o non compatibile, ma proprio anche con dei colori che possono indicare la più o meno pericolosità. Per esempio, se il colore è verde, il farmaco è assolutamente sicuro. Esistono poi dei numeri di telefono che fanno capo a dei centri antiveleni nel caso in cui la mamma stessa a casa si trovasse nella difficoltà di risolvere il problema non potendolo risolvere diversamente. Sono pochissimi quindi i farmaci che necessitano della sospensione dell'allattamento. Ripeto, sono i farmaci che sono necessari per le terapie antitumorali, i farmaci radioattivi che vengono utilizzati in radiodiagnostica e pochi altri che vengono fuori dalla valutazione del medico curante
per quel tipo di farmaco, ben precisando che la sospensione dell'allattamento è limitata al periodo durante il quale la mamma assume la medicina. E durante questo periodo la mamma deve stare attenta a estrarre il suo latte, a continuare a estrarre il suo latte senza darlo al bambino, per continuare ad averne una buona produzione e poi riprendere l'allattamento al momento in cui il farmaco verrà sospeso. I farmaci considerati sicuri, quelli almeno che la mamma fa un più frequente utilizzo, sono soprattutto gli antifebbrili, e tra questi sono sicuri il paracetamolo e l'ibuprofene, che sono quelli anche più utilizzati. Sono sicuri alcuni farmaci che la mamma utilizza per quanto riguarda il trattamento della pressione arteriosa, soprattutto dopo il parto. Sono sicuri i comuni rimedi per quanto riguarda il trattamento della tosse e del raffreddore. E sono sicuri alcuni antibiotici, tra cui quelli del gruppo delle penicilline. Il latte può essere estratto fondamentalmente in due modi: attraverso un'estrazione manuale o attraverso un'estrazione meccanica utilizzando un mastosuttore, così si chiamano, che sono delle apparecchiature che possono essere elettriche o manuali, che permettono una estrazione anche efficace del latte. Questa estrazione deve essere fatta regolarmente. Noi diciamo che per mantenere una buona produzione lattea la mamma dovrebbe estrarre il latte ogni 3 ore, quindi 8 volte al giorno.